Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Francesca Osterlund e oggi parleremo di TradeGot. Questa tipologia di video mi è stata richiesta tantissimo dai miei follower. Spesso mi chiedete di fare video sulla cultura gotica e tutti i suoi aspetti. Questa volta ho deciso di iniziare a parlare dei vari stili. Ovviamente, come sappiamo bene, nella subcultura gotica ci sono tantissimi stili, tantissime variazioni dello stile, ma in questi video cercherò di soffermarmi il più possibile in quelli più importanti e anche quelli più famosi. Ovviamente cercherò di essere molto sintetica e di arrivare comunque al punto, quindi in questo video cercherò di spiegarvi cos'è il trade got e il suo stile. Ma intanto iniziamo a parlare di cos'è il trade got. Il trade got, ovviamente, come la parola già dice, gotico tradizionale, quindi il primo tipologia di stile gotico che è nato nella scena. Come sappiamo tutti, il gotico è anche post-punk, quindi ovviamente nello stile avremo tantissimi elementi punk che ne derivano dal punk. Iniziamo un po' a parlare del trade got. Allora, il trade got è sicuramente come dicevo prima, è il primo stile fondamentale della cultura goth. Ma vediamo un po' di cercare di capire com'è il trade goth, come lo possiamo capire cos'è il trade goth e quali sono i suoi, diciamo, stili. Allora, prima di tutto, la cosa fondamentale del trade goth sono i capelli cotonati. Ovviamente, quindi iniziamo dalla testa a prescindere fino a giù. Ovviamente di cotonature ce ne sono una marea nel trade got, quindi non è che mi sto a soffermare su ogni tipologia di cotonatura. Però la cotonatura comunque è un aspetto molto molto importante del trade got. Abbiamo cotonature alla Cure Head, abbiamo cotonature con i capelli rasati sia ai lati che dietro, abbiamo capelli cotonati e frisettati e cotonati. Abbiamo tutta una serie di capelli cotonati, è un elemento molto molto importante il capello cotonato per tutta una serie di motivazioni anche, diciamo, emotive, no? Che è molto importante anche questo aspetto qua, proprio perché il capello ingarbugliato è anche comunque significato di uno stato d'animo agitato, di uno stato d'animo ingarbugliato, se possiamo dire così, ma anche scompigliato. Ma andiamo avanti. Un altro elemento fondamentale dell'aspetto del trade got è il make-up. Il make-up, ovviamente, essendo che ne deriva dal punk, comunque avrà degli elementi simili al punk, ma anche degli elementi che possono ricordare, per esempio, gli egizi. Infatti, molti trucchi trade got ricordano palesemente quelli degli antichi egizi. Quindi si userà tantissimo il nero, si userà tantissimi ombretti scuri, ombretti rossi, ombretti viola, insomma, la fantasia del trade got dà molta libertà e soprattutto comunque ricordiamoci l'uso del nero, perché comunque si vuole coprire ogni aspetto colorato, proprio perché si vuole dare questo aspetto di livido, di triste, di angosciato. Quindi abbiamo anche rossetti neri, eccetera eccetera. Allora passiamo all'outfit del trade got. Allora, sotto questo aspetto l'outfit del trade got può variare in base anche, diciamo, o da persona a persona o da situazione a situazione. Un outfit trade got può essere semplice, può essere più sul punk. Allora iniziamo da quello più semplice, che può essere, non so, una camicia nera, dei leggings, delle scarpe anche magari da ginnastica e una borsa military e i capelli cotonati. Qui già abbiamo un semplice esempio di look trade got. Poi abbiamo un esempio che può essere questo. Elemento fondamentale anche del trade got sono le calze strappate, soprattutto le calze strappate a più strati, che possono essere strappate delle braccia e strappate delle gambe. Poi abbiamo l'uso di magliette, magliette di gruppi, che spesso vengono tagliate sul collo e tagliate nel fondo e tagliate anche nelle maniche per darle un aspetto più usato. Abbiamo giacche di pelle,
chiodi che spesso vengono rattoppati con spille, borchie, toppe dei gruppi. Abbiamo anche l'uso di leggings, anche qua, pantaloni strappati. Ovviamente ricordiamoci che negli anni 80 c'era tantissimo anche l'uso di comprare roba vintage e abbinare comunque e interpretare il proprio stile, quindi sì che di base sono questi, ma se voi comunque andate a vedere in giro troverete anche, non so, cappotti molto larghi, camici molto larghi, come dicevo prima. E ovviamente l'importante è che fosse tutto nero. Quindi abbiamo parlato di calze strappate, minigonne per le ragazze, giacche di pelle, come vi dicevo prima, e gli accessori, anche gli accessori sono molto molto importanti. Gli accessori erano un elemento fondamentale. Le croci andavano giù proprio di croci di orecchini, collane. Si usava tantissimo anche la croce egiziana, che è una croce molto importante che spesso nel goth viene usata, che anch'io come simbolo adoro tantissimo. E borchie, assolutamente le borchie, anche quelle sono un elemento molto fondamentale. Vengono usati quindi anche i choker. Quindi questi all'incirca sono più o meno tutti i rosari, anche per esempio venivano usati tantissimo. E quindi questi più o meno gli accessori. Anche un altro accessorio molto importante erano i guanti, ragazzi, i guanti di pizzo spesso tagliati nelle dita venivano tagliate e spesso erano o guanti di pizzo o guanti di rete. Ripeto, nel trade goth si usava tantissimo anche comprare vintage e reinterpretarlo a proprio modo. L'importante è che fosse tutto nero e comunque essere molto teatrale. Passiamo alla parte bassa, alle scarpe. Le scarpe anche sono un elemento molto fondamentale del trade goth. Nel trade goth le scarpe principali in assoluto sono le goth pikes. Allora, le goth pikes sono delle scarpe importantissime, sono delle scarpe a punta con delle fibie laterali. La cosa particolare delle goth pikes è che hanno tantissimi tipi di fibie, si possono trovare, non so, le fibie con la bara, le fibie con la pipistrelli, le fibie con la croce egiziana, si possono trovare tantissime tipologie di goth pikes, in pelle, necopelle, tantissime. Di solito le goth pikes sono, per chi non le conosce, sono praticamente delle scarpe a punta che ricordano le scarpe medievali. Si possono trovare nel modello più piatto e nel modello col tacco. Poi si possono trovare il modello a stivoletto, vari tipi di modelli, però le goth pikes sono una scarpa importantissima. Ecco, quindi poi ovviamente per chi non riusciva comunque ad avere le goth pikes, possiamo trovare scarpe da ginnastica, perché magari anfibi o comunque scarpe comunque in voga sempre negli anni 80, soprattutto che avessero un po' di punta, ecco. Le scarpe a punta erano molto importanti nello stile trade goth. Nello stile trade goth troviamo comunque anche quello stile un po' più estremo che magari si usava soprattutto nei locali tipo Batcave, e quindi possiamo trovare magari ragazze che potevano indossare body o elementi più sexy, spesso compravano abbigliamento nel sexy shop, potevano, non so, anche indossare goupier, regi calze strappate, quindi erano proprio una versione più sexy, diciamo, più estrema. Ma ora, visto che io qua ho questa rivista che si chiama Goth, della NMA, questa rivista l'abbiamo acquistata parecchio tempo fa, io e Stefano, trovo l'occasione per farvi vedere, siccome all'interno vi sono alcune foto che sono molto importanti, perché comunque sono foto proprio dell'epoca, è una rivista molto interessante, vi voglio mostrare alcuni scatti per farvi proprio capire gli elementi fondamentali del trade goth. Ora, vediamo questa foto, questa ragazza, vedete il trucco, come vi dicevo prima, molto marcato nero, rossetto nero, i capelli cotonati. Spesso venivano anche portati il ciuffo proprio dritto davanti così. E vedete gli accessori, che vedete che indossa una croce, non so se riuscite a vederla, degli orecchini, insomma un look molto, molto caratteristico quello del trade goth. Allora, se riesco vi faccio vedere anche velocemente qualcos'altro.
Vedete anche questo ragazzo che indossa un cappotto e un collare borchiato. I capelli qui sono più corti, però tendono sempre comunque a rimanere verso l'alto, quindi un po' che vanno verso l'alto e con questo trucco molto particolare. Ecco, anche questo per esempio è un altro chiaro riferimento del trail goth, quindi abbiamo capelli cotonati, che in questo caso non sono, sono né metà neri e metà biondi, anche questa è una cosa molto interessante. Abbiamo sempre simboli come degli orecchini, abbiamo questo trucco che è molto molto bello, vedete, che può ricordare, non so, l'ali del pipistrello. E questi capelli cotonati. Ecco, questi qua sono proprio i classici stereotipi, ragazzi, del trail goth. Quindi, il trail goth, come vi dicevo prima, è molto importante. È molto importante addirittura ad aver influenzato un personaggio molto importante dei fumetti di Sandman, chiamato Death. Death è proprio una classica trail goth girl. Ora vi voglio far vedere il personaggio di Death, vedete? Vedete Death con la sua croce egiziana. Vedete chiaramente qua che ha anche le scarpe a punta. Ecco, poi, e poi il trail goth, volendo, come vi dicevo prima, non deve essere per forza ricercato, ma basta anche un outfit semplice come quello di Death, una canottiera, una cintura borchiata, dei leggings, scarpe a punta, make-up nero, capelli cotonati e abbiamo l'outfit trail goth. Se non avete mai letto Death, vi consiglio di leggerlo. Questa è una graphic novel, ma Death la trovate anche come personaggio su Sandman. Se non avete mai letto né Sandman né Death, vi consiglio di farlo assolutamente. Se vi state avvicinando al goth e volete scoprire qualcosa di più riguardo anche a questo personaggio dei fumetti, vi consiglio assolutamente di farlo. Allora, io spero che questo video vi sia piaciuto, che l'avete trovato interessante. Se avete delle domande da farmi riguardo il trail goth, fatemelo pure. Invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ditemi anche voi se vi piace il trail goth o se preferite un altro stile. Se magari voi vestite un altro stile oppure no. Se vi state avvicinando al gotico e trovate questo video interessante. Io vi invito a condividere il video e invitare i vostri amici a iscrivervi al canale e io vi mando un bacio, grazie da Francesca.